tutti ragazzi qui Wolf è venuto in questo nuovo live e oggi facciamo una conquista grande, perché lo sapessi di stare che la conquista media, seppur non sottovalutando i server su PlayStation 4, quindi oggi gioco conquista grande su Zavod 311 e adesso qua già facendo la mossa in due. E adesso usiamo due armi che hanno in comune non la stessa nazionalità, ma piuttosto il loro DLC di provenienza, se così si può dire, ovvero la VS e la 640, che provengono tutti e due dal DLC Naval Strike. Poi rendetevi conto, ragazzi, che io in questa parte non sono mai venuto. Comunque, è tipo la terza o quarta volta che cerco di fare questo video, visto che negli altri server c'è la GAVA. E lag anche qua, cioè ragazzi, la mia connessione è veramente una cosa scandalosa, continuo a dirlo ai miei genitori, ma naturalmente chissà ragazzi come va sempre a finire. Comunque, armi che hanno in comune anche, direi, la loro potenza. Perché per quanto riguarda la loro categoria, qua c'è un BTR. Comunque, ragazzi, per quanto riguarda la loro categoria, per me sono le armi più forti. Una delle armi più forti, magari non quelle proprio più forti in generale, cioè nel senso dire questa qua, tipo la VS, è l'arma più... Non so sicuramente, cioè almeno... Non sono sicuramente a livello degli Ace, per esempio, però sono sicuramente armi forti. Forti perché, beh, iniziamo con la CV40, che è un'arma che ha lo stesso danno short range della 44 Magnum, però spara più velocemente e soprattutto non ha il delay, che ragazzi è una rottura di scatole. È una rottura di scatole sta storia del delay. Perché è inutile, cioè, è proprio, cioè, non so, cioè, per esempio, io personalmente non so che senso abbia mettere delay. Come penso molti di voi potranno notare, oggi lagga. Oggi, ragazzi, si lagga la grande. Cioè, del tipo, sì, ho finito il colpo, vabbè. Comunque, per quanto riguarda la VS, ragazzi, è un'arma che mi piace perché io personalmente le LMG pure non mi sono mai piaciute tantissimo, perché comunque sono armi lente a ricaricare. Io personalmente, e comunque hanno anche un recoil abbastanza elevato, quindi anche uno spread. Quindi non mi piacciono. Cioè sì, le uso, però non sono tra la mia lista delle armi preferite, sicuramente. Mentre armi come per esempio la VS, a me personalmente piacciono molto di più, poiché ricordi sono praticamente delle armi che derivano da... Perché praticamente sono armi che derivano da fucili d'assalto. Per intenderci, ragazzi, la VS deriva dall'M16A3. E già questo mi dice qualcosa, direi. Cioè, penso che chi è che abbia giocato a Battlefield 3 sappia che cosa significa un'arma, comunque direi, vicina a un M16. Poi soprattutto è un'arma che alla fine non ha uno spread e un recoil abbastanza elevato, non abbastanza elevato per essere, ripeto sempre, si console si è adattato, beh ragazzi, stavo dicendo, per essere comunque una NMG, perché sicuramente ragazzi rispetto magari a una carabina o un fucile d'assalto, diciamo che il recoil comunque la lunga si fa sentire, però stiamo parlando di armi con caratteristiche diverse, nate per motivi diversi, perché ricordiamo che l'LMG sono nate per fornire fuoco di supporto.
cioè il compito dell'LMG più che uccidere le persone in sé, è quello di da fare un volume di fuoco molto alto in modo da praticamente fare ferdino in maniera un po' aggressa, far tenere giù la testa al nemico e quindi permettere ai propri compagni di squadra di avanzare. E quindi questo significa che capite come non serva tanto precisione. Poi comunque è anche una questione di bilanciamento, in quanto stiamo parlando di armi che comunque hanno un caricatore da 100-200 colpi. Capite che un'arma con caratteristiche di un fucile d'assalto, ma con un caricatore da 100-200 colpi, non scherza. Però parlando dell'AWS, comunque detto, sta abbastanza vicino per quanto riguarda i fucili d'assalto, cioè alla fine è lì. Ha un caricatore da 100 colpi, caricatore che comunque vi basta. Il tempo di ricarica non è molto alto, quindi direi si vuole. Comunque adesso ragazzi, taglio con questa parte, poi ci vediamo dentro al prossimo server. Ok ragazzi, siamo tornati, siamo su Resort Hainan, mappa direi più che accettabile, perché non va proprio fra le mie armi, che le mie armi. Praticamente non va sicuramente tra come si dice, le mie mappe preferite, però ragazzi è abbastanza accettabile. Ha un problema, secondo me, su Charlie, perché praticamente c'è il tetto. E ragazzi, i tetti su questo Battlefield sono un casino, perché la gente si mette lì, campera, e voi non riuscite a liberarlo. Sì, non so, sì, vabbè. Comunque, ragazzi, non riuscite a liberarlo. Perché che riguarda comunque Shanghai, secondo me la situazione è ancora peggiore, perché comunque sono in area comunque presa, cioè siete in area in cui comunque voi prendete la bandiera e quindi la possono difendere. La situazione per quel che mi riguarda è migliore in questa mappa, però esiste sempre. In Battlefield Hardline dovrebbero aver risolto questo problema. E spero anche negli altri Battlefield, perché ragazzi, spero che con questo Battlefield comunque abbiano capito di aver fatto degli errori, perché penso che se ne siamo accorti tutti che in questo ultimo Battlefield hanno sbagliato poi. Diciamo che si può dire che abbiano sbagliato praticamente quasi tutto. No, beh, non tutto no, perché comunque non è sicuramente a livello di Call of Duty Ghost. Però ci sono dei problemi che prima non c'erano. Cioè si sono inventati dei problemi, il che è una cosa per quel che mi riguarda assurda. Comunque ragazzi, lasciamo stare Storyclub, quindi direi, come vedete, stiamo utilizzando un, non so, diciamo, io lo chiamo l'auto cinese, perché non ho voglia di imparare il nome. Potete vedere proprio la potenza e la distruttibilità di Battlefield. Niente ragazzi, adesso c'è lì un lago, volevo cercare di andare a prendere il disco, comunque sono in una posizione di vantaggio. Di vantaggio infatti sono stato ucciso da un M142 che io personalmente l'artiglieria mobile non ho ancora capito bene perché l'abbiano messa, perché personalmente cioè non, lo non ne trovo bene l'utilità, la verità. Allora, ragazzi l'ha messa, accontentiamoci. Adesso io dico direi di andare ad attaccare A e B. Allora, ecco da lì. Aia, bacca, bacca. Siamo morti, ragazzi. Come ho detto, qua le barche non so personalmente se sia stata una scelta adatta anche loro a mettere, non so perché. Avete visto, cioè le trovate e siete morti.
cioè proprio le barche in queste mappe qua governano. Questa mappa qua, per esempio, ma anche per, soprattutto nella strike, governa proprio la zona. Perché non, secondo me, non, alla lunga, oltre ai carri, non ci sono veicoli capaci di tenere testa. Perché comunque hanno dei cannoni che sono, alla lunga, potenti come potenza. La potenza dei loro cannoni è uguale a quella dei Laub, però hanno più colpi. Nel senso di dire, hanno 30 colpi di 25 mm, 30 mm ne ha 15. Penso che basta capire, poi c'è il cannone a raffica che io ho visto. Da controllare non è tanto semplice, però ragazzi, cioè nel senso di dire, comunque spreca tanti colpi perché capite che ogni volta che schiacciate il grilletto spara 8 colpi. Quindi per quanto riguarda la fanteria, ha i suoi limiti perché finisce praticamente quasi subito i colpi se si trova poca fanteria, ma quando si trova davanti un veicolo, mi assicuro non ce la fate. Se si trova davanti un veicolo siete fregati, è inutile. Quindi, cioè sì, diciamo che in questo live parlo anche un po' di quelli che sono secondo me dei problemi. Poi vabbè, le armi ragazzi, le armi di Battlefield, questo Battlefield qua penso che vada nella lista del Battlefield con le armi più squillate di tutti quelli usciti, cioè veramente le armi sono veramente squillate. Guardate la WS, tanto perché, cioè che poi la WS in realtà non è OP, cioè sì, è OP, ma capite ragazzi, non a livello di Ace, che poi vabbè, l'Ace è stato proprio, l'Ace per me cioè, è stato un po' quasi una rovina per questo Battlefield, perché è troppo P, è troppo squilibrato rispetto alle altre armi. Cioè, mi è capitato di entrare in partita e non riuscire a fare un'uccisione prendo l'Ace e ammazzo tutti. Cioè, e questa qua secondo me è una cosa che è grave come cosa, perché significa che le armi sono state fatte male. Cioè, significa proprio che le armi non sono state equilibrate, perché le armi alla fine per essere fatte bene sono state fatte bene, però. Lasciando il fatto che adesso ormai sto facendo soltanto assist, ma comunque, come stavo dicendo, ne ho fatte proprio male le armi, quindi io spero che non succede la stessa cosa sul nuovo Battlefield Hardline, che vabbè tutti a dire è uguale a Battlefield 4, ragazzi cambia, magari il concetto, ok ragazzi, è lo stesso, è comunque stesso motore grafico, però come gameplay cioè si vede che è molto più arcade, le armi hanno più in culo, poi comunque fate aggiunte delle cose abbastanza interessanti del tipo che potete ricaricare la vita con munizioni senza il kit. Basta andare dietro ed è una cosa importante, contando che ormai la gente giocare di squadra non se ne parla proprio. Cioè del tipo il supporto, cioè da come la vedo io il supporto senza, perché se sono, per esempio, tanto per farvi un esempio. Per esempio, cioè, dov'è il supporto senza la sacca di munizioni? Un supporto senza la sacca di munizioni, ragazzi, è inutile. Non serve a niente. Cioè, sì, ok, le uccisioni le potete pure fare, ma per la squadra non serve. Abbiamo uccisi da Lucento, vabbè, ci ho sbagliato io, perché comunque Lucento da vicino fa schifo. Soprattutto con questi inseriatori. Ecco, una cosa che ho notato di tutta la gente che viene sul COD, perché è successo anche a me, è che noi siamo fissati col silenziatore. Cioè, veramente, qualsiasi cosa succede, noi dobbiamo mettere il silenziatore. Che è una cosa assurda, perché gli ultimi COD barra Battlefield, cioè il silenziatore più che essere un vantaggio fa un po' uno svantaggio. Perché io ho visto, cioè, vi toglie danno dalla lunga distanza, diminuisce tutto.
sì, vabbè, adesso qua, vabbè, sì, mi stanno ammassando, ma vi assicuro. Difficile, poi comunque adesso ormai non sto per niente più trovando nessuno. Tranne gente da dito che non muore anche col colpo alla testa, ma succede così. Poi ormai la gente che rimane, come ho detto prima, non c'è più. Perché secondo me la storia di avere... Ve l'ho detto, forse in questo Battlefield ha messo troppa roba. Perché ragazzi, più roba mettete, più sì, ok, è più figo, avete più personalizzazione, quello che volete. Però al tempo stesso è più difficile... Sono più difficili da sistemare. Cioè, nel senso di dire, se voi per esempio mettete 10-20 anni, sono più difficili, cioè sono più facili da equilibrare rispetto a mettere 100-200. E poi l'unica cosa che cambia, ragazzi, è la lunga, lo spread. Cioè spread, recoil, di questo genere, e la tiro di fuoco, perché il danno è uguale, cioè il danno è sempre 25-18, cioè il danno è quello lì. Secondo me, hanno fatto questi sbagli, quindi poi ditemi nei commenti se secondo voi siete d'accordo con questi sbagli oppure no. Sto pensando se c'è qualcos'altro che potevo dire, ma non me ne viene in mente nessuno. Beh sì, magari forse ecco, le mappe che in Conquest da soli sono, diciamo, non difficili da giocare, ma anche un po' noiose. Adesso ci accontentiamo. Posso dire che la prima volta che muoio basta. Cioè, mi prendo lì perché mi fa un po' sempre più tutto. Penso che basti. Anche perché sentire 20 minuti Wolf che danneggia sul fatto che non gli piace, che questo Battlefield qua ha deluso tutti, così. Non penso che tanta gente piaccia. E adesso sono cavoli, ragazzi. Adesso sono cavoli. Cioè, come avevo detto, il veicolo regna. Vabbè, ragazzi, direi che chiudiamo qua. Quindi, beh, tutto a Wolf. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video.